Prima si taglia la cipolla nella giusta direzione e si fa un soffritto con l'olio d'oliva e 6 pomodori, meglio se in piccoli pezzi. E poi naturalmente ci vuole il guanciale. Il guanciale. Poi pepe e tanto pecorino. Questa è la ricetta della vera matriciana. I bucatini. I bucatini sono molto importanti. Quando Davide mi ha lasciato la vera ricetta della matriciana. Mi ha lasciato un bambino stupendo. E poi mi ha lasciato come si ripara un filo elettrico. Mi ha lasciato come si taglia nel giusto modo la cipolla. Insomma, mi ha lasciato, cioè, ci ha lasciato nella merda. Secondo me non è solo un fenomeno giovanile. Cioè, non lo fanno solo le studentesse per comprarsi i vestiti firmati o le cose di marca. Io so anche di donne di 50 anni che vogliono aiutare il marito a arrivare alla fine del mese. Oppure di madri che vogliono mandare i figli all'università. Non è proprio così male. Io tra una cosa e un'altra lo faccio ormai da un anno. È divertente. Oh, l'ho ipnotizzato di nuovo. Sì, si è addormentato. Non lo so, sono 10 minuti. Beh, speriamo che non si svegli. Pronto? È mia madre. Ciao mamma, come va? L'ho appena portato al nido. Sì, sì, l'ho già fatta la spesa. Stasera ti faccio il minestrone. Senti, c'è una chiamata. Ci sentiamo più tardi, ok? Mamma, devo lavorare. Lo sai quanto costo? Da 12 a 15 euro per comprare il mio contatto. E poi 2 euro al minuto per entrare nella webcam. Ti senti mai spiata? Sto cazzo di internet, la TV di merda attorno a me, giornalisti, politici, sono tutti dei massoni del cazzo! Il Grande Fratello ti osserva! Un guardia? Oh, ciao. Che dici? Come stai? Ciao, Luca. Tutto bene? Come va con Valeria? Con Valeria non mi ci vedevo da un paio di giorni. Vabbè, comunque adesso devo andare a schedare. Ciao, un bacio. Questo è quello che io chiamo uomo utile. Quando mi collego con lui riesco a fare sempre cose utili per me stessa.
Neanche il caffè mi fa prendere. Questo è Sacchetti. I bambini sono andati a scuola e la moglie al lavoro. E chiama me. Un gran porco. Salve signora, sono Luca Tonucci, Tecnomallio. Avevamo appuntamento... Sì, proprio adesso. No, guardi, grazie. Pronto? In questo momento non posso. Signora? No. 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 È meglio di no, eh?